Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. In molti di voi mi avete chiesto che tipo di camper ho, se vi facevo fare un tour del mio camper, ed oggi in questo video eccoci qua insieme al nostro camperozzo e vi farò vedere la tipologia di camper sia esternamente che internamente. Eccoci tornati ragazzi, ancora per poco porterò questa felpa, sono in arrivo alle magliette sbracciate finalmente a mezze maniche perché comincia a fare caldino. Bene, allora, vi dicevo, vi faccio vedere la tipologia di camper. Il mio è un roller team su motore Ducato, quindi è un autoroller, ve lo faccio vedere prima da questa parte. Autoroller, quindi mansardato, partiamo dalla cabina con l'antenna del mitico baracchino. Naturalmente qui siamo all'esterno, quindi passano motorini, macchine, fanno un casino. Bene, aspettiamo che passi. Bene, benissimo. Quindi da questa parte abbiamo carico acqua con, mi si è rotto purtroppo la, anzi non mi si è rotto, ho trovato la serratura rotta qua dell'ingresso dell'acqua, quindi carico di acqua. Questa è lo sfiato del boiler dell'acqua calda. Qua c'è il vano bombole, che mi entrano a me due bombole, una l'ho in vetroresina e una l'ho in, diciamo, in ferro, che la tolgo quando vado al campeggio, magari la uso nel cuscinotto. Questo è il vano dove c'è lo scarico del WC. Dietro abbiamo porta bici, vedete, con tre bici. Qua era il vecchio proprietario, aveva messo l'antenna della TV, quella diciamo direttiva, ma io ho tolto l'antenna direttiva della televisione e ho messo l'antenna omnidirezionale sopra il camper. Da questa parte vediamo un piccolo gavoncino che non ci sta molta roba, purtroppo non è il classico gavone che vediamo nei camper. Quindi ok, mi c'entra un ombrellone, mi c'entrano due piccole sdraine, tutti i cavi eccetera eccetera, quindi è un piccolo ripostiglio, fa molto comodo, e però purtroppo non mi c'entra moltissimo. Finestra e qua, vabbè, attacco per la corrente, classico attacco per la corrente. E qua vediamo il frigorifero e poi ragazzi tendalino, luce esterna, ed ora ve lo faccio vedere internamente. Eccoci ragazzi, chiudiamo, almeno evitiamo la confusione. Bene, allora, l'avete già visto, diciamo, internamente il camper con tutti i video che faccio, e io li faccio qua interno al camper, però ve lo faccio vedere a modino. Quindi partiamo, vi ho detto che il mio è un mansardato, quindi qua su abbiamo un letto matrimoniale, quindi scusate il disordine, ma anche i pupazzi del bimbo. Quindi con la scalina, un bel lettone matrimoniale, vedete, bello grande, con una piccola finestrella con la luce. Quindi diciamo che potrebbe essere la finestra leggermente più grande, però vedete che arriva proprio quasi nell'angolo là, quindi va bene. Quindi qua possiamo chiudere. Qua abbiamo una dinette che ci mangiamo benissimo in quattro persone, e diventa un letto matrimoniale perché tramite tutti i cuscini e questa prolunga, vedete, riusciamo a allungare il letto sia da questa parte sia dall'altra, vedete, e diventa un bel lettone matrimoniale. Poi abbiamo sempre da questa parte frigo trivalente, cucina, fornelli con i tre fuochi, piccolo lavandino, e qua il vecchio proprietario aveva aggiunto questa tavola per far sì che di allungare il piano di appoggio, quindi molto comodo.
piccolo cestino per i rifiuti alla porta che non fa mai male perché io ho trovato questo, l'ho trovato lì e devo dire che lo lascio lì perché fa molto comodo perché quando siamo interni al camper abbiamo un cestino quasi altezza uomo, quindi non dobbiamo tanto chinarci. In più quando apriamo la porta vedete che il cestino va all'esterno, quindi molto comodo. Poi abbiamo in coda abbiamo un'altra piccola dinette, che questo viene un lettino singolo. Questo purtroppo non si allunga come non si allarga, scusate, come l'altro, però diventa un bel lettino singolo o nell'eventualità possiamo sfruttarlo come divanetto. Poi altro, vi faccio vedere tutti i mobiletti qua, molto molto grandi, ne abbiamo tantissimi, quindi 1 2 3 4 5 6, vedete che ha molti molti scomparti per mettere qualsiasi cosa, e qua abbiamo la buca per metterci la televisione. Io inizialmente l'avevo messa collegata al braccio, però poi l'ho tolta, ho messo il classico treppiedi perché quando siamo fuori la metto fuori in veranda, insomma sotto il tendalino, e almeno possiamo vedere un pochino di TV fuori all'esterno. Poi la stufa, la classica Truma. Qua abbiamo un armadio, quindi con tutte le cosine che vabbè abbiamo sempre un pochino di roba. E poi il bagno, non fate caso ragazzi al disordine, però bagno con doccia divisa. Bene, non vi faccio vedere tutto il cosino che c'è. E qua altro mobiletto, altro scomparto con per metterci insomma varie cose. Vedete che non è lo spazio del gavone, il gavone che avete visto fuori sarebbe questo qua sotto questa dinette, quindi non è, diciamo, è accessibile sia da fuori dallo sportello che vi ho fatto vedere fuori, sia internamente, però non è molto grande, quindi non possiamo mettere bici o insomma altre cose molto molto ingombranti, però questo c'era e questo abbiamo preso di gavone. Poi sotto qua abbiamo un altro piccolo gavoncino dove c'è lo scaldabagno, e sotto qua sotto la dinette abbiamo il serbatoio delle acque chiare. Per quanto riguarda il serbatoio delle acque grigie, l'abbiamo sotto in fondo al camper dove c'è poi lo scarico che andiamo a scaricare, e da questa parte ragazzi c'è la cabina, vedete, la classica cabina, il baracchino, il CB, che tanti di voi mi domandate se è utile oppure non è utile il CB, ma faremo una live apposta su questo argomento, perché in tanti ce lo chiedete e sono contento che in tanti di voi siano appassionati di radio, quindi sia CB sia PMR, qualcuno di voi è anche radioamatore come me, quindi facciamo questa live insieme a Claudio perché riteniamo insomma che ci sia da parlare, se è comodo, non è comodo, se è utile, non è utile, se c'è traffico oppure non c'è traffico sul CB. Quindi rimanete sintonizzati sul canale che ne vedremo anche delle belle su questa cosa qua. Poi ho messo questo orologio che avrete visto sicuramente, che avete visto sicuramente quando faccio i video oppure quando faccio le live. È un orologio tranquillo con la temperatura interna e basta. Ho acquistato un altro orologio che misura anche la temperatura esterna, però è troppo piccolo, vedrai che lascio quello. Poi un lavoretto che ho fatto, che potete trovare sul canale, sono queste prese USB, vedete, due prese USB da 1A e 2A1 con questo porta telefono, questo qua perché mi fa comodo, con la classica canalina che va a collegarsi direttamente. Qua abbiamo l'interruttore con il fusibile e va a collegarsi direttamente alla batteria, quindi ho fatto un piccolo impianto nuovo, quindi non sono andato ad agganciarmi a cose strane. Poi ho messo provvisoriamente qua, poi devo finire fare delle piccole cose, la striscia LED, vedete, striscia LED carina, e anche questa collegata all'USB, quindi senza
fare collegamenti strani. Poi ragazzi, altri lavoretti nel camper per ora non li ho fatti. Questo era un piccolo tour per farvi vedere il mio camper, visto che in tanti mi avete domandato che tipologia di camper ho, e questo ragazzi è il nostro piccolo camperino. Voi che camper avete? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e vi invito, qualora non l'aveste già fatto, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per non perdervi le ultime notifiche e a seguirmi anche sul mio profilo Instagram personale. E poi ragazzi, iscrivetevi anche al canale Telegram delle offerte, dove giornalmente pubblico le migliori offerte tech, perché ragazzi, molti di voi sanno che sono un appassionato di tecnologia, quindi ogni giorno pubblico le migliori offerte tecnologiche di questo mondo. Quindi iscrivetevi e magari troverete qualche offerta ganza che magari può stuzzicarvi un pochino. Bene, ragazzi, rispondetemi voi, ditemi cosa ne pensate di questo camper. Vi piace, non vi piace? Potrei fare delle modifiche, non potrei fare delle modifiche. Cosa vi piacerebbe che facessi? Ditemelo, perché insomma mi piacerebbe fare delle cose, ma vediamo, vediamo. Datemi qualche idea. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima!